Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo video dedicato allo Smurfcat. Oggi vedremo un sacco di video, animazioni e creazioni dello Smurfcat. Ci sono degli Smurfcat coi baffetti? Molto affamati? Vogliono che Bambalina faccia delle magie per loro, mettendo un po' di acqua calda. È tipo acqua termale, infusi, per far passare i dolori. Si mette a mollo. Perfetto. Ma in realtà lo Smurfcat vuole rubare lo scettro magico di Bambalina. Adesso c'è scritto. Sì, ormai ti abbiamo beccato, è inutile che ti nascondi. Che cosa fa? Fa finta di affogare? No, fa finta di essere cucinato! Malvagio, ha detto a tutti che lei voleva mangiarli! Ma non è vero, non voleva mangiarli! L'hanno arrestata! Come se fosse una mangiatrice di Smurfcat, un'assassina! Si annoia! Che cos'è, zuppa di Smurfcat? Oh, che schifo è mai questo? Sembra una caccola! È molto arrabbiata, Bambalina. Mi sa che rivuole il suo scettro magico. Gummy, gummy! Caramelle buonissime! Gliel'hanno lanciate Red e il nostro amico. Jelly Gun? Fa diventare tutto bello moscicoso. Geloso! E finalmente Bambalina si può sia mangiare le sbarre che uscire dalla prigione. Gli Smurfcat, con il loro nuovo scettro, vogliono diventare gigantescamente forzuti. Ecco. E adesso? Non è successo nulla. O forse sì. Il fungo si è trasformato in un gigafungo potentissimo. Non sapete usare lo scettro di Bambalina, non lo dovete usare. Se non lo sapete usare, il gigafungo sta distruggendo l'intera città. Bravi, complimenti. Che cos'è? Uno strano gas ipnotizzante? Li ha fatti i suoi schiavi. Veramente malvagio. E adesso? Smurfcat Children? I cuccioli di Smurfcat! C'è un ragno! Hai preso il ragno! Fatemi sapere se siete aracnofobici. Avete paura dei ragni? Gli si è anche rotto il cappello! Si è fatto un cappello con il girasole! Ma che carino! Beh, gli insetti sono la sua nemesi. Non ha pace tra ragni e api. Oh, si è gonfiato parecchio. Un altro Smurfcat. Tantissimi cuccioli di Smurfcat sono andati alla ricerca di funghi. Chi c'è là dietro? È un gatto fisarmonica. Voleva un fungo? Si è messo lo Smurfcat sulla schiena. Mi sa che lo Smurfcat vuole invitarlo in casa sua. No, non voleva che tu la mangiassi. Voleva invitartici dentro. Ha anche ruttato. Povero Smurfcat. Non ha più una casa. Lasciate mi piace per il povero Smurfcat e commentate con povero Smurfcat. E adesso? Oh no, il gatto mela è rimasto senza la sua mela. E c'è anche Talking.
No, no, la pozione della morte non gliela dovevi rubare. Hai sbagliato. Esploso in una esplosione di vomito. Amici e amiche, il nostro creatore preferito, quello che modella in 3D e fa tutte le action figure esistenti di tutti i nostri personaggi preferiti, oggi andrà a fare lo Smurfcat e il suo amico Elefante Fragola. Quindi stiamo a vedere come modella da zero questi personaggi, li va a stampare e poi li colora. Lui è veramente bravissimo, quindi non perdetevi le sue creazioni meravigliose perché vi lasceranno bocca aperta. Dopo aver finito i personaggi in 3D fatti al computer, li va a stampare e dopo averli stampati li va anche a colorare. Ha fatto anche lo Smurfcat Skibidi Toilet. Adoro, eccoli tutti e tre pronti. Li ha stampati e ora li sta tutti belli limando per togliere le imperfezioni e poi andarli a colorare. Ogni dettaglio, nel minimo dettaglio, questo è il cappello dello Smurfcat, pronto per essere messo sopra la sua testolina. Un po' di colla e andiamo ad applicare. Lo Smurfcat è pronto e secondo me è venuto veramente mega iper super bene. È stupendo, dategli un voto da 1 a 10 nei commenti. Smurfcat voto 10 secondo me. E ora Strawberry Elephant. Allora si chiama proprio Elefante Fragola, come avevo detto io. Non ha un nome preciso. Ed eccolo pronto e colorato. È bellissimo. Vorrei tutte queste action figure a casa mia. Vi giuro, le vorrei tutte. Sono troppo belle. E adesso ecco a voi anche lo Smurfcat Skibidi Toilet. Sono tutti e tre pronti, andiamoli a vedere uno più bello dell'altro. Il mio preferito è lo Smurfcat, devo essere sincera. Subito dopo quello bellissimo Elefanto Stroberro e poi lo Smurfcat Skibidi Toilet, che è quello che mi piace un po' meno sinceramente. Vabbè, l'elefante Strawberry fragoloso è bellissimo, con in testa il pezzettino erbosino della fragola, lo amo, è meravigliosissimo. Ma questo è l'apice, cioè sembra un vero giocattolo, è venuto strabene con la chiocciolina, guardate che dettagli, lo amo. Fatemi sapere qual è il vostro preferito tra questi tre. Ma a proposito di Strawberry Elephant, vi ricordate questo video? Beh, se non ve lo ricordate, state con me perché è la prima volta che lo vedete. Se l'avete già visto, fatemelo sapere nei commenti. È il crewmate Sus di Among Us che distrugge tutti gli amici dello Smurfcat, l'elefante fragola, il gufo ananas e ci fa la pizza all'ananas. E gli italiani muoiono. Poi prende la volpe e lo spezzetta, lo fa diventare pane. E ora cos'è? Tipo Sonic, sembra Tails di Sonic. Poi prende il cane banana, sit, siediti, hop, alzati. E l'ha sbucciato. Oh mio Dio. E poi abbiamo il pesce mela. Ecco, spaccato tutto, la nostra volpe si è presa. Ho capito chi era diventato, era Crash Bandicoot. Avete mai giocato al gioco di Crash? Fatemi sapere nei commenti. E intanto, quel video alcuni di voi l'avevano già visto e forse anche questo? Fatemelo sapere. Ma chi è questa? Sta ballando con tutti i personaggi di Garden of Banban. Lei era la ragazza, quella che vuole tutti i suoi piedi. Non so se ve la ricordate. E intanto Jester sta cucinando e mette anche un fungo speciale. Il fungo si è trasformato nello Smurfcat. Poverino, aveva il sederino tutto sbruciacchiato. E intanto Jester assaggia la sua pozione e si trasforma in uno Smurfcat anche lui. Smurfcat Jester, Beetle Jiggle. È colpa tua, gli ha detto. Beh, ce l'hai messo te dentro il calderone, eh? Poverino, gli ha rotto il cappello. Non mi sembra felice. Azzuffata time. E intanto Queen si avvicina e li separa. Combattere è sbagliato, è brutto. Li ha adottati. E adesso un po' di pioggia, spengiamo questa fiamma e assaggiamo. Non lo fare, non lo fare, Queen. È diventato uno Smurfcat anche lei. E qualcosa ci possiamo fare? Niente, ragazzi. Beh, mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi e ci vedremo nel prossimo video. Ciao!